Divertente, no? Beh, anche perché gli sceneggiatori dell'epoca erano i tanto denigrati ma bravi Marchesi, Metz, Steno, Mattoli, che era anche il regista di questo imputato Anzalevich. Sì, un film comico, decisamente assurdo. Macario che viene trovato accanto ad una donna assassinata e accusato di omicidio. Naturalmente poi venne assolto a furor di popolo, ma siccome si trattava di delitto, allora scrissero sul finale della pellicola queste parole. Me le sono scritte perché la comica non è finita, adesso te le leggo. Dunque, tutto ciò che vedete in questo film è pura fantasia e non vuole essere altro che una caricatura di fatti e istituzioni fortunatamente ben lontani dal nostro clima. Quindi non era tanto la gente che voleva allontanarsi dalla realtà, quanto i provocatori di quella realtà a voler far vivere tutti in questa assurda e continua illusione. Sì, poi si consolavano con delle canzoni a sfondo campagnolo, così in maniera spensierata, con dei film color rosa, e intanto la gente continuava a vivere con la benda sugli occhi. Sperare d'amare, sperare.